sulla media di 20 all'ora. Passo. Hai sentito il canadese? No, sulla media di 20, ma vai pieno però. Si è già sparsa la voce, figurati. Che voce? Quella voce lì che dici te, quella lì che pensi. Allora che tu pensi che la Patrizia mi tradisca? Ma no, cosa, io non penso niente, non penso. Non dire no! Non dire no per accontentarmi! E allora ti dico sì! Sei un cornuto, bestia! Allora, io mi ammazzo! Mi ammazzo! Aiuto! Si ammazza! Ci ammazza tutti quanti e io sono dentro al calderone con lui! Ma dove vanno sti matti? Oh, signore, ho di nuovo un terribile presentimento. Nuovolo? Scusa, ti posso chiedere una cortesia? Ti vuoi mettere qua? Mi sento più sicuro. Vabbè, asciugati, dai, vieni. Scusa. Scusa. So come pensi, che sarò. Attendere! Via! Via! Ma la fate finire! Sì, via! Ciao, ne? Per fortuna che non ha beccato me che stava alla guida. Meno male. La prossima volta guido io e tutti venite qua. Seguite il tragitto indicato voltando a sinistra. Prendete sulla sinistra. Gone. A destra. Ma come di là? La radio ha appena detto che dobbiamo andare a sinistra. Cambiamo percorsi. Sabotatori, non ci prenderanno mai vivi. Ma morti sì, però. Cosa fa? Allora ci decidiamo. Chiediglielo tu. Io? Mi scusi, da quale parte bisogna andare? Da questo momento. Silenzio radio. Non vuole che gli facciamo troppe domande? Allora andiamo alla cazzo di Ken, va bene? Mi comando a squadra 17, rispondete! Non riusciamo a localizzarvi sul percorso convenuto, rispondete! Ma cos'è successo? Li abbiamo persi! Riesce a vedere qualcosa? No, signore, niente, neanche un cane! Che è successo? Io non vedo più niente, ragazzi! Dove stiamo andando? All'inferno! Come all'inferno? No, ragazzi, qui bisogna prendere provvedimenti, veramente. Adesso io vado dal signor americano e gli dico che noi abbiamo i nostri... Ma perché non glielo vai a dire? Guarda che c'è sempre dalla scommessa, mica me ne sono scordato, sai? Beh, come la scommessa? Beh, adesso perché mi sto allenando, ma appena ci fermiamo io vado... Perché si è fermato? Sì. Sei ingolfetto. Eh? Sei ingolfetto? Ma che dici? È straniero, no? Sei ingolfetto il motore, azzo! Ingolfetto, è barese. Tu capisci che meno stiamo? Come on! What's going on? Togliete quel camion del binario, veloce! Shit! Mister, qua è tutto blocchetto! The motor, ingolfetete! Ingolfete il tuo cervello! Dai, sbrigati! E diglielo, è il tuo momento! Fai! Ma, aspetta! Fai! Non so, è chiaro, dico dopo! Pullini! Momento, dai, Pullini! Arrivando. Dai, che alziamo le sbarre! Dai, sì! Adesso da solo! Sì, va bene. E che ci vuole, leggero? Un volontario per togliere quel camion prima che succeda un casino. Senta, mister, io le voglio dire che... Volontario, ok, al camion.
Cosa, ragazzi? Che ci vuole? Vitamins! Oh, fa male! Muovetevi! Dai, forza! Adesso vi dimostro che i chili in più servono a qualcosa. Un attimo, le do una mano, mister. Poi cosa fa? Spinge? What? Hey, what, what? Spinge, su, non in là. Davvero, lo sposto che ci vuole? Ora via! Ah no, t'ho visto, t'ho visto. Il treno, il treno! Da Salotti! Corri! Lasciami, fammi pietra, dai! Prendi il treno! Che rumore c'è? Lo senti? Il treno, che Salotti! Davvero? Tirati via! Hai voglia di figli? Grazie. Scappa, scappa, togliti di mezzo! Devi mettere in moto, porta bestia schifosa! È 15 del giorno 22, passaggio a livello, salvate un camion, il morale dei uomini è alle stelle. Su ragazzi, cantiamo qualcosa di allegro per tirarsi sul morale. Quando saremo fuori ancora della Valsugana, noi andremo dalla mamma per vedere come la sta. La mamma la sta bene, il papà le ha ammalato. Il mio bel partì soldato. È il momento di frociarci. Chissà quando tornerà. Noi andremo a trovare la mamma per veder come la sta. Il mio bel partì soldato, chissà quando tornerà. Ma che nota lunga che ha tenuto, eh? Oh, ma non è che Pavarotti sta attaccando le pulci qua? Questa è la prima fermata, mamma, è chiaro. Va bene, arriviamo d'accordo, no? Appena ci fermiamo. Però un po' mi dispiace perché lui, poverino, aveva anche cercato di salvarmi la vita. Poi un cane non l'ho mai avuto. E poi chi è che ha stabilito che solo lui, scusami? A casa da due sono le cose. O è stato lui o sei te. E una terza possibilità? Chi siamo a fare la tavola della torta? Sì, ha attaccato le pulci. Qua, porca puttana. Come faccio? Mi gratti, spina, per piacere. Più giù, più giù. Più giù, più giù. No, ma che schifo. Scusa. E basta con quella facciuccia lì triste. Non sei mica divertente, eh? Tanto il peggio è passato. Ma te non devi dire così! Che porta sfiga! Devi dire! Ma pensi quella con la roba lì? Ci credi? No, non è che ci... E allora? Povera bestia, ha finito di soffrire. Chi? Casalotti. Peccato! Casalotti, non fa lo stronzo. Dai, vieni fuori! Andata benissimo. Non mi son fatto proprio... Assolutamente proprio... Oh! Oh! Rudy!
Su, su! Ragazzi, tirate piano, vi state dividendo in due, come l'uomo di Amsterdam. Che ci avete da accendere? Sì. E il sesso quando si muove, se voi spingete di qua noi spingiamo di là. E allora io mi metto così. Non lo dovevi dire, non lo dovevi dire. Beh, allora io andiamo. Ti dico che se tu ti metti c'è così, io mi metto cos'ha? Vabbè, ma se noi spingiamo in su, tu devi spingere in là. Allora. In giù, ma in là, in giù. Vuoi sapere cosa noi fare? No, noi fare. Un nastro. Un pacchetto con un nastro. Un nastro col pacchetto. No, noi fare. Era una danza che era una danza russa. Classica! Tipico. Il cavaliere e la rosa con l'appetito e si dice America che l'ho visto una volta. No, noi fare il whisky bar. La butta sul sesso. No, sa perché? Perché io sì, sinceramente sono un poco portato, insomma. Cioè non ho pratica. What? Ne 10 anni, 15. Cioè, no, non l'ho mai fatto. Scusi. I pompieri! Aiuto! Aiuto! Acqua, 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 acqua! Acqua che scoppia! Ma è possibile che non ci ha fermato il fuoco a noi, viste? Ci deve fermare una pietra, un sesso! Porca puttana!